Salve a tutti, eccoci qui su Half-Life 2 in un nuovissimo episodio. Allora, nello scorso episodio ci hanno lasciati con il nostro arrivo in questa bellissima e simpaticissima zona. E niente, dovevamo aspettarci un'imboscata dai nostri amichetti. Ora, quello che volevo provare a fare era usare questi cosi. Ok. Ok. Dicevo, ho voluto usare l'attacco speciale perché ce l'abbiamo da una vita, ma non lo usiamo quasi mai. Ok. Pulito. È semplice. La vostra imboscata è stata la roba più fallimentare di sempre. Che poi mi chiedo, porca puttana, siete delle forze d'elite o non avete dei cazzo di visori notturni? Sai che culo ci facevate se non mettevate, se non lanciavate i razzetti di Istruzione unità di Capodanno? terra. Il fallimento comporterà l'assegnazione extramondo permanente. Grandioso, un'altra stazione di Cosa sicurezza. sacrificio D'accordo, coagulato Mossman, verticale. dove... Trovata. Yay. Anche perché cazzo di capelli strani hai, ragazza mia? Non Eccoti. capisco. Cioè, non sembrano capelli, sembra proprio del Oh. pelo. Forza, Gordon, non facciamolo aspettare troppo. E chi la vuole far aspettare quella troia? Già mi stava sul cazzo. Sì, che era gente che parlava. Dai, Gordon! Ma chi Devi se aprire ne questa frega? porta. Ora non si può più tornare indietro. Nemmeno noi, quello è il problema, ragazza. Eccola, lasciala parlare con me, Gordon. Ci può servire per uscire di qui. Grazie a Dio qualcuno! Yeah. Alex! Gordon, come avete fatto ad arrivare qui? Sappiamo tutto di lei, Ma Abril. non parlare È così, stata testa di una spia dei cazzo. Combine sin dall'inizio. Testa Di di cosa cazzo. state parlando? Dannazione, stia indietro, Mossman, stiamo arrivando. Ma non ho capito, stai indietro, quella sta pure calma. Alex, qualsiasi cosa tu possa pensare, ho sempre cercato di proteggere tuo padre. Zitta e ringrazi che c'è ancora utile a qualcosa. Dobbiamo riconfigurare questo teletrasporto e uscire di qui. Non vedi? Stiamo lavorando per lo stesso fine. Ho già riprogrammato il modulatore per emulare un relay Xen. Hai rubato il lavoro di mio padre. È anche il mio lavoro. E Ah. dovevo provare al Wow. dottor Brin che tuo padre era fondamentale per qualsiasi ricerca futura in questo campo. Basta, idiozie! Guarda, Che Gordon, ecco mio noia. padre, lo tirerò dentro. Avete trovato Ok. Eli? Non grazie a lei. Va Inserisca le bene. coordinate per il laboratorio del dottor Klein e rimuoviamoci. Ma dobbiamo Ah, accedere al quanta noia. teletrasporto e siamo chiusi fuori. Me ne occupo io. Io non mi Su, fido. andiamo. Apri le porte, apri. Guarda qua. Sai, questa roba è un po' buggata, ma proprio un pochino. Oh mio Dio, e stava lavorando a questo? Per quanto tempo? Mai, finora. Ma sapevo bene cosa aspettarmi. Ne sono certa. Sembra che ci stia aspettando. Le forze Combine utilizzano una rete particolare a impulso che ha bisogno di molto tempo per ricaricarsi. Perciò l'ha inizializzato per noi. Bene, è giusto in tempo. Ma c'è vetro? Ok, sì, ci posso Papà, qua giù! passare. Scusa Ehi, ciao, il papi! ritardo, spero non ti sia successo nulla di Non ti male. preoccupare, ora Non facciamo il preoccuparti reso. per Ti niente, ributtiamo Gordon. dentro. Juliet, vedo che ti hanno liberata. Non esattamente. Eli! Ero così preoccupata Le per te. coordinate, dottor Mossman. Questo è il portale dei Combine, che è più piccolo di quanto pensassi. Già. Svelta, Mossman! Perché non togliergli tutta la corazza? Perché se tipo sbagliamo qualcosa è... Boh, secondo me... Dottor Ok, già Kleiner! è zoppo. Siamo a Nova Prospect e stiamo avviando l'emulazione Xen per la prima volta. È pronto per noi? Sono a vostra completa disposizione.
Bene, faremo passare prima mio padre. È in posizione per... Che cos'è? Resisti, devo riportare giù questo. Forse se ne sono accorti, sai com'è. No, ferma! Cosa sta facendo? Mi spiace, Alex. È l'unico modo. No! Cosa succede, Alex? Papà! Judith! No! Cosa sta Perché succedendo? Vi siete fidati, teste di cazzo? Che teste di cazzo? Io ho detto che lo dobbiamo uccidere. Dai le torrette. Dottor Kleiner deve fermarli. Fermare chi, mia cara? Oh mio Dio, che coordinate sono queste? Dove diavolo l'ha fatto finire? Bella domanda. No. Coprimi, Gordon. Devo resettare il portale. Dammi le cazzo di torrette. Già. Non so nemmeno quale cazzo di porta useranno. Qualche, le uso tutte, non hai capito, mia signora? No, no, no. Levati dal cazzo, Eva Troia. Questo è ancora chiuso, ok. Non è una bella segno. Rialzati. Ok. Almeno questo è positivo. Vai giù! Lo dicevo io. Ok. Vai via, vai via! Ok. Non so che cosa cazzo stai facendo, però Alex, fai veloce. Non mi fido di nulla di tutto ciò. Anche perché se ci sfondano la porta dietro, poi è un casino, come cazzo faccio a gestire tutto. Qui ancora. Sai com'è? Ma noi dove andiamo, mi scusi? Alle stesse coordinate? Oh, che palle, mi sta salendo l'ansia, ragazzi, mi sta salendo l'ansia. Ok. Ci siamo quasi. Ah, tranquilla, tanto abbiamo tutta la giornata. Non ho mica sfondato due porte. Però non capisco se si è buggato e non stanno arrivando più ragazzoni o è proprio prestabilito che succeda così. Perché boh, cioè, è un po' strano. Solo un paio di secondi. Ah, tanto non arriva più nessuno. Grazie a Dio è fatta, usciamo da questo posto. Ok, come? Questi rilevamenti mi spaventano. Ok, Doc, siamo bloccati. Aspetto il tuo arrivo con grande impazienza. Salviamo. Forza, Gordon! Entra! Siamo dentro, vai! La Madonna, che cazzo! No, non funziona così, ragazzi. Ma state autodistruggendo l'edificio? Non capisco! Ciao, tesoro. Resisti! Sono di fronte a te, che cazzo urli? Via. Bene. Ora dove andremo di bello? Bellissimo, si è praticamente flashata l'intera visuale tranne il nostro fucile. Ah,
Rieccoci. Oddio, ce l'abbiamo fatta. Cioè, allo stesso studio dove ci avevano scoperto. Ma dov'è il dottor Kleiner? Magari è scappato. Sai com'è? Lo stesso studio. Dottor Kleiner, ci tiri fuori. Alex? Gordon? Mio Dio, come siete arrivati qui? Quella merda ha iniziato tutto. Cosa c'è che non va? Mia cara, avevo perso ogni speranza di rivederti. Temevo anch'io che non ce l'avremmo fatta. Credo che il teletrasporto sia esploso non appena siamo usciti. Infatti, e le ripercussioni sono state avvertite ovunque, ma è stato più di una settimana fa. Che vuoi dire? Gordon e io eravamo lì un attimo fa. Affascinante. Abbiamo attraversato il tempo. Il nostro teletrasporto sembra molto lento. Questo apre una prospettiva completamente nuova. E per 7 giorni ci siamo stati a trastullare nello spazio-tempo? Cosa ci siamo persi? Il mondo. Molte cose, mia cara. L'attacco a Nova Prospect è stato interpretato come un segnale per iniziare la rivolta. E che ne sarà di mio padre? Beh, notizie preoccupanti. Secondo i Vortigaunt, tuo padre è prigioniero nella cittadella. Dobbiamo tirare mio padre fuori di lì. Barney ha sferrato un'offensiva con quell'obiettivo in mente. Barney, quel testa di cazzo dell'inizio. È arrivato diversi fa. Doc, ce l'hai fatta. Bravissimo. No. Ecco, vedi? Non tutto è perduto. Vorrei condividere il suo ottimismo, dottore. Doc, entra, sei lì? Ehi, Doc, sei lì? Sì, Barney. E non sono più solo. Alex e Gordon sono appena arrivati. Allo. Ehi, che bella notizia. Vi davo quasi per spacciati. Stiamo pianificando. Bellissima quella bambola. Gordon e Doc vengono con te. Io porto il dottor Klein a un posto più sicuro. Poi ti raggiungo. Qualsiasi aiuto ben accetto. Oh, cavolo. Arrivano! Forza, muoviamoci! Ok, Gordon, l'hai sentito. Ti raggiungo appena sistemato il dottor Kleiner. Un momento. Non posso andare senza la mano. No. Chissà dove è andata ora. No, che palle, tu e quel cazzo di sorcio. Vai, Gordon, ci penserò io. Mio Dio, tra tutte le cose, perché ancora ti sei fatto voluto crescere un head crab di merda, quel ragnetto del cazzo. Ah. Dottor Kleiner, non abbiamo tempo. Ti troveremo un altro cucciolo. Quanti ne vuoi? Vedi, ce n'è una sola. Oh, che tenero il nostro Kleiner. Peccato che non è il momento di essere teneri. Tu, figlio di puttana, speriamo che non mi abbandoni come l'ultima volta. Io mi sono buttato tranquillamente, ero convinto ci fosse un cazzo di pavimento. Sulla persona mi ero responsabile che esista su questo. Ecco, ci ha già abbandonato. Porco giù. Ok, questa è la discarica. No, non è la discarica questa, altro che. Ah, ora si ritorna in città. Wow. Bel colpo. So che è morto. Wow, 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 wow. Mi sembra il momento. Porca troia, Doc, smettila. Sto combattendo. Non è bello. Non è bello. Lanciare addosso le auto e le persone. Ok. Ora vediamo un passaggio come. Bene. Tu mi abbandoni ora, scommetto. No. Dog, scendi. Non farlo. No. Dog. Porca troia. Ok.
Cos'è questa musica? Comunque veramente Dog è un cazzo di squilibrato. E tra l'altro vorrei specificare che quello lì è stato dato alla bambina per difenderla. Chi cazzo darebbe quella roba per difendere a propria figlia? Ma quello lì era quello lì. Era Mr. Jack e cravatta. Oh. Quello lì compare ogni volta, ma non capisco mai il suo effettivo utilizzo. Ci potrei andare sopra. Ah, di qua pure io sono stupido, eh. Ok, continuiamo tranquillamente. Quindi ora siamo nella cittadella. Nuovo capitolo. Comunque Dog veramente è devastante, lo ripeto ancora, cioè... Ok, che poi quello erano tutte scene dove io devo rimanere fermo a guardare, ma mi sono messo a combattere come la testa di cazzo. Ah, qui è l'inizio. È l'inizio, dove tutto è iniziato. E hanno murato la porta dove eravamo entrati. Era una di queste, non mi ricordo. Quindi ora sbucheremo alla stazione, teoricamente. Sì. È un po' diversa da come l'avevo vista. Magari c'è ancora di turno il figlio di puttana che voleva il fatto del... Giù la tirannia! Abbasso la tirannia! Ah, quindi è un ologramma, ero convinto che fosse uno schermo. Dottor Freeman? Veniamo con lei. Con lei qui, Freeman, faremo finalmente dei progressi. Esattamente perché mi vedete tipo come un salvatore? Cosa ho fatto di così particolare? Cioè poi, cazzo. Ha saltato un Nova Prospect, ok, mi basta quello per avere il supporto dei ribelli, effettivamente. Però porca puttana. Quindi dovremmo andare in quella bellissima torricina. Dica dove posizionarci. Ma guardi, non so nemmeno io dove cazzo devo andare. Comando come le formiche. Ok, Doc, decide lei. No. Scusi, Doc. Ero convintissimo veramente funzionasse. Siamo con le formiche, perché prima. Lui ha detto che ci invito la tua squadra in una posizione. Boh. Bravo. Ah, guardate sotto in basso a destra, mi sono usciti gli omini. Faccia strada. Bene. Ma ripeto, dove cazzo devo andare? Avete frainteso le mie grandi competenze. Protezione civile! Ok. Ma quelli di sopra sono gente morta o gente viva? Perché poi li vedo fermi, un po' troppo fermi. Ok, tempo ne abbiamo ancora. Caricamento violentissimo. Comunque è bellissimo il fatto che ci fa ritornare negli stessi luoghi per vedere gli effetti che abbiamo avuto in una sola settimana, tra l'altro, c'è da dire. Quindi ce la sono andata da... ci sono abbastanza divertiti. Attento alle mine! Sono ovunque! Rimango qui e tengo la posizione. Ah, mettetevi là, va. No, no, vai lì. Buona idea, Freeman. Boh. Ma quindi effettivamente posso lanciare così tranquillamente. Pensavo molto peggio, sinceramente. Se riesce a trasportare le mine senza farle esplodere, le può posizionare dove vuole. Ma io non mi serve posizionare dove vuole. Non così tante, porca troia.
Via. Fondo, se vogliamo. Succhio d'este. No, meglio fargli esplodere tutti, va. Preso uno. Sì. Voglio evitare. Andiamo! Come desidera. Si butti giù. La Madonna, che cazzo di salto, va là. Minchia, ti stai tuffando, drogato. Poi in realtà sarebbe una drogata, perché appartiene al sesso femminile. Non usiamo il maschile inclusivo, se no la gente si offende. Ok. Possiamo avanzare. Che cos'è un rider, mi scusi? Aspetti, dottor Freeman, vengo. No. Qui. Ma ci conviene evitarlo o lo dovremmo veramente attaccare? No, possiamo evitarlo. Cogiuda. Cosa cazzo mi ha preso? Va, con le pistolette t'ammazzo. Ma che cazzo gli sta succedendo? Succhia d'este! No! Ma che cazzo, li scaricano come i pacchetti Amazon? No! Di lì ne era scivolato un altro, la voglio togliere. Onde evitare spiacevoli situazioni dove ci dobbiamo magari trovare a correre. Abbiamo sto stronzo. Che ci ho. No! Le mine sono ovunque! Già. Protezione. Ma non è che abbiamo. Perché mi è laggato malissimo? Non si preoccupi, me la vedo io, tranquilla. Ma fatto ciò, signori, sono più che costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno. Ci vediamo nel prossimo episodio.